Siamo pronti per avviare il corso di progettista di percorsi enogastronomici come ITS TAC Academy Sardegna in collaborazione con l'ITS TAC di Sassari. Noi ci occupiamo degli aspetti turistici e il TAC degli aspetti agroalimentari. Perché questa collaborazione? Perché siamo fermamente convinti che in Sardegna turismo e vitivinicolo e agroalimentare siano la stessa cosa e vadano avanti di pari passo. 2 anni di un percorso di studio approfondito affinché si possa valorizzare a livello turistico anche le nostre cantine, anche la nostra gastronomia. L'obiettivo è quello di valorizzare anche le strade del vino, la strada del vino del Vermentino, la strada del Cannonau, la strada del Malvasia. Quindi è un corso comunque a livello regionale e potranno partecipare, abbiamo, devo dire, già tanti iscritti, ma ancora insomma le iscrizioni sono aperte, potranno partecipare corsisti provenienti da tutta la Sardegna. Siamo convinti che la nostra regione abbia necessità di professionisti in questo settore, soprattutto le nostre cantine, perché ormai la cantina non è più il luogo dove si produce il vino, ma è anche il luogo dove si promuove l'etichetta, dove si promuove la storia di quel succo d'uva che c'è dentro un calice di vino, perché dentro un calice di vino c'è storia, c'è passione, c'è racconti di vita quotidiana. Vogliamo accogliere i turisti in maniera sempre più eccellente, quindi con un servizio migliore a chi frequenta le nostre cantine, e poi abbiamo scelto un luogo, diciamo, per eccellenza, che è il Museo del Vino di Birchida. Il Comune di Birchida è socio fondatore del ITS TAC, quindi con il sindaco Andrea Nieddu, che è anche componente del comitato tecnico scientifico dell'ITS, abbiamo voluto presentare proprio qui questo corso, qui dove c'è la storia delle nostre vigne, del territorio, quindi non solo di Birchida. E la grande novità è che i ragazzi e le ragazze potranno svolgere proprio questo corso all'interno di tante cantine, sono tanti i nostri partner, quindi i ragazzi gireranno tutto il territorio. L'unione tra turismo e settore vitivinicolo e agroalimentare, assolutamente un corso avvincente che potrà avere dei professionisti nel settore affinché la nostra terra venga promossa non solo per le nostre bellezze naturali, non solo per il nostro mare, ma anche per la nostra storia, per i nostri prodotti. Oggi con l'ITS TAC, con l'ITS agroalimentare della Sardegna, siamo qui a Birchida per presentare il percorso formativo enoturistico e enogastronomico, un percorso che durerà 1800 ore e di queste 1800 ore è previsto 800 ore presso le cantine, presso le aziende di marketing e commerciali nel settore agroalimentare, nel settore enoturistico, e siamo qui a Birchida proprio perché vogliamo provare con questo percorso formativo a formare nuovi tecnici, 20 tecnici specializzati nel settore della promozione, del marketing, dell'enoturismo. Qual è il nostro obiettivo? Quello che si valorizzi il territorio, si valorizzi le specificità appunto di ogni singolo comune, di ogni singolo territorio, ma soprattutto si promuova un bene che è il bene del enologico, il vino, accompagnato da che cosa? Accompagnato dai prodotti agroalimentari della Sardegna, accompagnato da tutte le filiere, e che quindi avrà l'obiettivo di svolgere 2 azioni importanti, quella turistica, quindi una promozione turistica del territorio, e quella della promozione agroalimentare e enogastronomica. A fine del percorso i nostri ragazzi otterranno un diploma EQF di 5° livello, il percorso formativo è finanziato con risorse del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, risorse della Regione Sardegna e le risorse del PNRR. Siamo pronti per partire appunto qua in Gallura con laboratori anche che saranno dislocati nel territorio, e il Museo del Vino di Birchida sarà uno di quei laboratori in cui si faranno esperienze e in cui i ragazzi che si iscrivono verranno dopo 1800 ore avranno l'opportunità di svolgere sia attività in Sardegna e sia attività anche all'estero, perché parteciperanno sia a fiere internazionali e con stage anche in cantine dislocate in tutto il territorio europeo. È con particolare soddisfazione che oggi ospitiamo a Birchida, nella sede del Museo del Vino Enoteca Regionale, unico esempio in Sardegna, la conferenza stampa di presentazione del corso di istruzione superiore
progettista di percorsi enogastronomici. Un corso che si inserisce nell'offerta formativa dell'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Attività Culturali della Sardegna, che ha sede in Olbia e che oggi raccoglie l'invito ad essere presente in questo luogo simbolo della cultura enologica e vitivinicola della Sardegna, per il quale ringrazio il presidente Sabrina Serra, tutto il consiglio di amministrazione per il lavoro svolto e per la qualità dell'offerta formativa che oggi in questo corso che andiamo a presentare si qualifica per essere un anello di congiunzione fondamentale tra il mondo della formazione professionale specialistica e il mercato del lavoro. Infatti il profilo professionale del progettista di percorsi enogastronomici ha proprio l'obiettivo di implementare il mercato del lavoro con delle figure specialistiche che siano in grado di posizionare la cultura vitivinicola ed enologica e la narrazione non solo storica ma anche tecnico-agraria e professionale della Sardegna nella sua articolazione delle diverse filiere, dal vitivinicolo alla cultura agroalimentare più in generale, quindi il settore dei formaggi, il settore del miele, il settore dell'arte casearia, e di farlo attraverso competenze in uscita che saranno in grado di occupare all'interno delle aziende del nostro territorio un posto di prim'ordine. Infatti le competenze digitali saranno fondamentali per orientare l'offerta al gusto e alle preferenze dei consumatori e dei visitatori attraverso delle conoscenze fondamentali di base specialistiche nel campo del marketing, del commercio, dell'economia agraria, della gestione delle bevande e alimenti in tutte le tipologie di aziende. Berchidda è un luogo che si caratterizza per la sua cultura agropastorale, casearia e oggi vitivinicola e olivicola, e l'esperienza che il visitatore, il turista intende sviluppare nel momento in cui visita le bellezze naturali e ambientali della Sardegna è proprio quella di entrare nella storia del nostro territorio. Ecco, noi vorremmo formare dei professionisti in grado di raccontare con competenze storiche, economiche e commerciali la nostra storia, il nostro presente, costruire quindi con più consapevolezza il futuro del turismo in Sardegna.